Eurobasket 2017, Croazia in scioltezza, Bogdanovic e compagni passeggiano sulla Repubblica Ceca, 69-107. La Croazia fa su anche l'ultima gara del gruppo C di Eurobasket 2017 contro la Repubblica Ceca, chiude questa fase al secondo posto, con 9 punti all'attivo, dietro alla Spagna e davanti a Montenegro e Ungheria. Prestazione ottima di Bogdanovic, autore in totale di 25 punti e 3 rimbalzi catturati. I cechi, nonostante le buone prove di Auda e Ruban, rimangono per tutta la partita sotto nel punteggio senza mai riuscire a rientrare, subiscono la quarta sconfitta consecutiva e escono dalla competizione. Tra le file dei croati degna di nota anche la prestazione di Šarić, autore di 18 punti, 10 rimbalzi e 3 assist. Coach Ginzburg schiera Satoranski in regia con Bojčić e Kriz sul perimetro. Ruban e Auda completano il quintetto titolare. Risponde Petrovic con Ukić a guidare la squadra, Bender e Buva sotto canestro. Esternamente agiscono Kruslin e Ramljak. Partenza sprint della degli uomini di Petrovic. Buva segna 5 degli 8 punti consecutivi della Croazia, Ruban e Svrdlić sono i primi a replicare. Buva lotta nel pitturato e referta altri punti, Palizza e Ruban firmano il primo contro break di 5-0. Da metà quarto in poi l'unico a segnare nelle file ceche è Svrdlić, Planinić e Ukić allargano lo scarto infilando 5 punti consecutivi. Nel finale Petrovic inserisce i titolarissimi Šarić e Bogdanovic e con i punti dei nuovi entrati la prima frazione di gioco si conclude con il risultato di 17-28. Pioggia di triple ad inizio di secondo periodo, Sirina e Ruban, due volte, ne mettono 3 per i cechi, rispondono dall'altra parte Popovic e Bogdanovic. Con i punti di Auda e Satoranski i ragazzi di Ginzburg accorciano le distanze, Simon e il solito Bogdanovic non si fanno trovare impreparati e si riportano avanti. A fine primo tempo ancora meglio i croati, Auda e Sirina sono gli unici a trovare marcature nelle file della Repubblica Ceca, con i punti di Bender, Šarić e Bogdanovic la squadra di Petrovic si porta sul più 14, 40-54. Ritmo basso e gara equilibrata ad inizio secondo tempo, la poca attenzione difensiva da ambo i lati fa sì che le squadre si continuino ad alternare a canestro, Ukić, Šarić e Bogdanovic trovano altri punti, replicano Auda e Palizza, con 2 triple. I cechi provano ad accorciare con le nuove triple di Ruban e Palizza ma in difesa soffrono il bel gioco croato, il quintetto di Petrovic. Con i soliti Šarić e Bogdanovic a comandare, segna ad ogni possesso. A fine quarto il nuovo break di 0-6 della Croazia allarga pesantemente il divario fino a 18 punti, 60-78. Ad inizio ultimo periodo la Repubblica Ceca alza definitivamente bandiera bianca ed esce con la testa dal match. Nei primi 4 minuti del quarto l'unico a trovare un canestro nelle file ceche, dopo la tripla di Simon, è Ruban, il seguente pesante parziale croato di 0-16, con tutto il quintetto a referto, porta il divario a 35 punti. Peterka ferma finalmente il break con una tripla ma da qui al termine è solo garbage time con diverse marcature da ambo le parti. La Croazia si impone con il risultato di 69-107.